Bentornati amici sul canale del Predone. Eccoci di nuovo insieme per un entusiasmante episodio su Expedition Rome. Vi ricordo sempre ragazzi che ci stiamo concentrando su Expedition Rome per chiuderla. Dovrebbero tecnicamente parlare mancare pochissimi episodi, penso 2/3 e si dovrebbe chiudere. Oggi cerchiamo di fare una buona parte. Allora, innanzitutto siamo al nostro campo, sì. Oddio, non lo so, vediamo un attimino, non ne sono sicurissimo. Party, quest, close, sto facendo tutti tranne l'outpost. No, sembrerebbe essere il nostro. Mica ne sono convinto, no, infatti non c'è Sextus, infatti non è il nostro campo base. È sempre un campo, è una regione romana. Questo dovrebbe essere quella dovrebbe essere l'outpost della Frororum, perché come vedete c'è una buona presenza di legionari di colore, così come di inservienti di colore, quindi questa dovrebbe essere la Frororum. Vabbè, tanto noi eravamo venuti solo per chiudere, quindi mettiamoci subito per strada, andiamo a menare le mani. Contro questi galliconi, come si suol dire. Stavo aggiustando un attimo l'audio perché ultimamente mi sta facendo abbastanza impazzire. Allora, questa è la Frororum. A te prende questa Frororum, vai. Mentre con la Victrix che sta non si sa dove. Victrix, buoni. Ah, eccola. Ah, perché la Victrix è ferma perché ci stanno attaccando un territorio. Ma tanto noi qua, scusa, ci andiamo a guardare qua. Da questa parte. Arverni Army, Legion attacca, ok. Gli Arverni hanno preso già una pizza in partenza. E già non è male. Mettiamoci questo, va. Legion Manpower, l'enemy morale. Facciamo sempre una bella imboscata. Noi partiamo ormai dei imboscate, raga. Ormai siamo specializzati con lo baited ambush. Boom. Un'unità è già fottuta loro. Stata germa nemico. 1-1-1. Well, I'm at the pila. Tiriamo bene i pila e ne sbragamo una cifra. Sbababom, cadono per terra come. Proprio come. Non lo so, boh. Non lo so come cadono a terra cosa. Non lo so. Ok, enemy aggression. Contedite Vestra Sponte! Facciamo questa? Missile già in legge morale. In power del 25, anima aggression. Questa. Tenete la linea, ragazzi! Uomini, tenere la linea! Altre due bei quadratini andati, eh! L'altro, questo è l'ultimo ragazzi, quello di chiusura, quindi facciamo la tenda dell'infermeria così ricopriamo pure qualche ferito oltre a non rischiare per i nostri comandanti. Mm.
Abbiamo preso un Kaiser, click on the icon. Ok. I soldini ci piacciono sempre. Abbiamo preso altri schiavetti. Allora, la battaglia quindi l'abbiamo chiusa, amici, no? Giusto? Quindi adesso la Victrix. Vediamo un attimino, intanto torniamo con i nostri. Andiamo a prendere qua. Stalker equipment di terzo livello. Buono, studiamocelo subito perché se ci dovesse poi dare qualche nuova arma non ci dispiacerebbe per fa danni. Ma danni proprio di quelli sostenuti, massicci e incazzati. Perché i galli sono molto coriaci, vabbè, d'altronde come erano realmente. Allora, subito. Allora, innanzitutto andiamo a vedere i feriti. Se ne abbiamo. Ok. Abbiamo degli upgrade da fare, amici. C'è la tenda dell'imperatore e il pretorium. Facciamo la tenda dell'imperatore, ragazzi. Ora prima. Cosa cambia? C'è più roba? No, manco c'è sta Tito, Turio Oreste. Ben fatto, Turius. Dettor Turius. Sineros pure lui ha detto che tecnicamente parlando non gliene fotte una beata minchia. Parti stiamo bene, ma stanno continuando a mettere a posto, andiamo qua. Ah, io mi sono fatto male, non so come. Allora, upgrade. Ah, possiamo fare un ulteriore upgrade? No. Ah, sì, questo, storehouse. Big. Ok, facciamoci anche il magazzino, va. Ottimo, dovremmo riuscire a contenere più risorse. Almeno penso. Non lo so. Allora, dopo aver costruito il nostro simpaticissimo magazzino. Che potremmo fare qualcos'altro, Ciccio? No. L'unica cosa che ci è rimasto, ragazzi, è il pretorium. Che lo facciamo acquisendo un'altra tannery. Allora, qua non ci abbiamo. Allora, abbiamo una cosa da fare in infermeria. No, nemmeno. Al lavagrum e alla forgia, dice. Un attimino che però intanto ci poso qualcuno affinché si faccia un po' di cose fatte bene. Ok. Così nel frattempo quelli cazzeggiano là. Noi andiamo qua alla forgia, vediamo se abbiamo qualcosa di carino da assemblare. Ma tanto conoscendo non ci avremo una minchia, ragazzi, come al solito. Allora, dopo aver fatto qualche modifica ai nostri, ecco, come al solito, ai nostri legionari amici, ora ce ne possiamo andare. Possiamo sgattaiolare come se non ci fosse un domani e andiamo a prendere a calci nel chiurlo qualcuno, qualche altro gallo. Innanzitutto
Prendiamo la legione qua. Poi te vai a prendere un po' demoni. Vediamo, dopodiché vai qua, vai a prendere anche quello, bravissimo, tu idem, vai a prendere quest'altro, vai, della Aphrororum, mentre la Victrix, ragazzi, rimaniamo a prendere a calci in culo gli Arverni. Ci siamo? Vediamo se ci sono cose strane qua. Dice che non ci possiamo nemmeno arrivare. Quasi però. Vabbè, andiamo. Dove stiamo? Come stiamo d'acqua? Al resto stiamo bene, sì. C'è un punto d'osservazione laggiù, ma l'abbiamo visto poco tempo fa. Quindi nel frattempo che le nostre legioni vanno a massacrare i nostri nemici, noi cazzeggiamo in giro per l'isola, per la Gallia. Allora, enemy morale 5, manpower, player defense, missing legionari. Questa già mi sembrerebbe ottima proprio. Questa ci alza anche la difesa, che sarebbe ancora meglio. Facciamo Marius Fronto. Vai, missing legionari. Vai qua. Vediamo subito gli schiaffi, boom, 122 per loro contro i nostri 41. Ok, enemy stratagem, legge morale, ok. Allora, abbiamo i pila, la carica o studiamo la posizione del nemico? Diciamogli well aimed pila. Gli stiamo infliggendo pesanti perdite, eh? Penultima fase, amici. Cinque, bomba, ma proprio buttati giù a botta secca stavolta. Un altro tassello per loro sperso. Questa è la chiusura, ragazzi. Schiavizza tutti nel villaggio. Direi che è andata bene, ragazzi, su, non ci possiamo, 148 schiavi e 35 la serata di Teremin in force. Deploy your legion to Pasifi. Quella con la Prororum, ragazzi, questa è la seconda. Questa sarà un po' più rognosa perché qua i nostri comandanti non sono proprio. Created line, main power, player defense. Questa testudo. Defensive testudo! Allora, carica. Circonda con la cavalleria oppure il cuneo, che non so cos'è, il rosing. Confermiamo con una carica.
qua pure noi stiamo sostenendo perdite abbastanza pesanti in confronto agli altri episodi, diciamo, alle altre battaglie. Boom, 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 boom. Non avevo nient'altro, raga, sono finiti. Siamo completamente annientati. Settore preso, anche in un altro settore abbiamo portato via ai nostri simpaticissimi galletti, amici. Aspetta un attimo, tanto te vai a pigliare un po' di cose, mi serve questa. Ah, non si può ancora attaccare. Ok. Entriamo in quel del Pictonia, in quel di Pictonia. Pictonia. Ok, abbiamo costruito la lancia e l'arco, ragazzi, che andranno effettivamente uno a Calidia e uno a Sineros. Anche questa fa 1,14, però questa, vedete? Ave Cesare. Oh, vediamo cosa abbiamo da fare. Ah, forse ci fa fare il Praetorium, raga, perché abbiamo preso la, come si dice, la tannery, la conceria. Infatti, eccola qua, build, la buildiamo e abbiamo fatto tutto il nostro campo, ragazzi, eh? L'abbiamo completamente costruito. Oh, vediamo se cambia qualcosa. Cambia un cazzo, grandissimo. Abbiamo anche preso qualche nuovo stratagemma, ragazzi, e mo ce ne andiamo a parlare col nostro buon primo pelo, detto Turio Oreste. Attack the gods who are protecting the trees and chase them off. Ah, dobbiamo andare a spezzare le chiappe, anzi le... Dobbiamo andare a piegare le reni. Attack the ghost or man for divinity. Andiamoci a fare questa. Vedo l'aria per forza perché non posso fare altrimenti. Allora, non possiamo prendere le altre risorse, però intanto con la Victrix ce la possiamo fare. Mo chiaramente, no, so come si dice, ferite leggere, ma inspiegabilmente strada facendo diventano di tutto, tra infezioni, morti e cose varie.
Qua è roba del Lucullo. The Sacred Groove. Finalmente mo arriverà qualcuno. Ah, strano, sa che qualcuno arrivava a romperci il solito sacrosanto teretano. Ok, sembrerebbero che per l'appunto si sono tolti dal lavoro, ma mo vediamolo solo perché stavo nel campo dell'Afrororum invece del loro, o se perché effettivamente hanno finito il loro lavoro. Ok, effettivamente hanno finito il loro lavoro, perfetto, quindi possiamo andare, amici. Non ce la voglio chiedere, ragazzi, è uscito fuori dei un'imboscata da parte dei soldati, dei legionari della legione. Che poi non ho capito se è la legione. Un'altra volta sta mappa. Ma perlomeno c'è un buon arciere. Sì, perché questi mi li faccio, li mando a fare un per culo dietro. Ah, ecco, Enemy Turn per l'appunto. Subito con l'Enemy Turn. Enemy Turn. La faccio vedere io. Allora, innanzitutto dammi l'arciere. Dove sta l'arciere? Eccolo. Ma come dietro? Dove sta il medicus? Mi fa più comodo avvelenarlo. Vai. Plonk. Mi ammazzo tutti, allora non hai capito. Pensate che sto a pettine a bambole qua. Ah, ah. E invece. Ora se passo qua blocco tutti. Ma sai che qua vi prendo praticamente tutti? Qua ne prendo tre. Brucia, brucia, brucia. Il tuo culetto ti brucia. Il tuo culetto ti brucia tantissimo. Vieni qua. Backstabbiamolo.
Commetto, vieni qua, ho sbagliato. Zac, zac. Poi ci sei tu. Ho capito, ma è possibile, non ammazzi però. Com'è possibile? Quelle gli do 8 su scudo. Oh, oddio, mondo crudele. Muori, così non puoi tornare a romperci i famosi Zeb ed Ei. Scudo, scudo, scudo! Aspettate che sventro uno per uno come paperelle. Aspettate che sventro come paperelle uno appresso all'altro. Chi è? Ma che fate? Scappate, infami! Azzozzi luridi, tornate qua se ci avete il coraggio. Sghivili. Intanto andiamoci a prendere tutto quello che hanno lasciato. Sti quattro morti di fame. Soldi, medicine e un pezzo d'armatura e soldini. Non c'è niente da prendere, vero? No. Quindi ce ne possiamo andare. Leviamoci dall'aria. Controlliamo subito se qualcuno si è fatto male, perché penso che per prendere la prossima città, cioè la prossima missione, dovremmo sicuramente fare uno scontro. Sicuramente, amici. Ti quattro, ok, nessuno è malato, nessuno è ferito, perfetto. Ah? A chi ne so, non voleva entrare. Ok. Abbiamo fatto il gruppo, ragazzi, di praticamente tutti i princeps. Quindi tutti scudati. Come non detto, c'è un triario. Vabbè, ci sta, dai. Preparazione.
mi dà la botta di culo, ragazzi, che mi butto dentro e ne fotto, ne brucio un pochetti, forse gliela famo, forse. Sì, perché se no sai che fanno sti bastardi, io già lo so. Pensavo che c'era l'olio. Non c'è un cazzo invece. Mannaggia la pupazza, regà. Perché mi devi prendere per forza lui? Mica moro, no, mi fanno rosicare, raga. Porco Giuda, c'aveva 4 di vita. 4, 4. Anzi, mi sa pure di meno. 3 o 2. Ma con la flawless victory.
lo stealth, quello che è, non è lo stealth, l'immortale guerrieri. Vabbè, lo scudo ce l'ho al massimo. Fammelo togliere dal... Questo mi sa che me va giù, ragazzi. Speriamo che non mi schianta. Ci stiamo. Ha poca energia. Si scrive in cooldown. No. Porco Giuda, a me. Però vedi, questa è la cosa. Perché io l'ho appicciato e loro non l'hanno appicciato in precedenza? Che ci sono passati pure loro, infiammati. Pure questo però è fatto alla cazzo allora. A me mi fanno comunque non più non due, ma mi fanno quasi 10 di danno ogni volta. Sinceramente. E via la testa. E anche te sei andato. Forza amici, ce la facciamo. Ma andiamo a perdere il Sagitter. Tanto fammi stabilizzare lui. Ok, mi sa che, lo so, dovevo... O mettevo quello, no, Areco fa solo quello. Purtroppo ragazzi c'è morto un Sagittar. Ci è morto un Sagittar. Ah, scusa, pensavo che era quello sopra, invece sta chiedendo dall'altra parte.
Questo ce l'abbiamo fatta a riportarlo sopra, amici. Ecco, sarta giù. Così come provi ad andare lì, perché sicuramente tu ci andrai. Sono caduto sulle trigger, sulle cose, sui triboli. Forse ce la facciamo, amici. Forse ce la facciamo. Finito, ce l'abbiamo fatta. C'erano andati nel panico tutti alla fine, ragazzi. Uno ci è schiantato, però d'altronde la quest era molto, ma molto difficile, eh? Non era facilissima. Non era affatto facile, ragazzi. Non era affatto facile.
tutti sti scrigni messi qua, nessuno è pieno di materiali da prendere, che sola. Andiamo, se ne va. Spostiamoci, ragazzi, e torniamo al nostro castro per salutarci come al solito. So che sono anche quasi 2 ore e mezza che stiamo registrando con 4 megascontri e una vittoria. Allora, dove stai? Qua. Allora, vai dove sta la Victrix, perché altrimenti se no non... Andiamo, sbrighiamoci. Metello, ah, mi sa che era quello che giustamente mo si era fatto male in guerra. Era quello morto, scusa, diciamo morto, tra virgolette, morto chiaramente. Siamo arrivati tranquilli. Allora, andiamo subito a mettere in infermeria. Stavano abbastanza, come si suol dire, abbastanza acciaccati, che botte avevano prese. Le botte le avevano prese. Allora, amici, come abbiamo detto, noi ci fermiamo e ci salutiamo qua. Sempre una bella vista sul nostro aulo. E che dire, amici, io come al solito vi ringrazio per il supporto che mi date, vi invito a mettere like e ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. E che dire, amici, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, predoni!